punto posso dire due cose. Per fortuna Napoli di giganti, cioè Nattanti, Francesco era uno di questi, era un gigante, perché lui aveva sposato la causa della bellezza, della cultura, della produzione artistica, mettendoci anche abilità e fiuto imprenditoriale, perché noi. La città di Napoli ha ricordato la figura di Francesco Caccavale, storico imprenditore culturale della città partenopea e proprietario del Teatro Augusteo, nella mattinata di martedì 29 settembre 2015. La commemorazione, celebrata la presenza della famiglia Caccavale e di artisti quali Maurisa Laurito e Renzo Arbore, è avvenuta nella sala giunta di Palazzo San Giacomo ed è stata moderata dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dall'assessore alla cultura Nino Daniele. Un ricordo stamattina molto commosso per Francesco Caccavale, un grande imprenditore ma anche un grande uomo. Era un grande uomo, poi un appassionato della cultura napoletana, quindi essendo io un innamorato della cultura napoletana, pur non essendo napoletano, ma avendo conquistato la cittadinanza, e naturalmente per me venire a Napoli e parlare con Francesco era proprio ritrovare tutta la bellezza della cultura della città antica, che poi io spero sia anche quella della città del futuro. Perché bisogna ripartire da lì, questo è sempre il sogno della mia vita, è sempre che quel modello lì, così come succede nelle altre arti, succeda anche con la musica e la canzone napoletana.